Allora, come promesso, parliamo di usura legata a questa emergenza Covid. Lo faremo con un ospite particolare. Diamo il buongiorno alla dottoressa Anna Paola Porzio, commissario straordinario anti-racket e anti-usura del governo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno prefetto, lo dicevamo, in questi mesi sono stati diversi gli allarmi lanciati, ricordiamo la ministra dell'interno, Lamorgese, aveva scritto ai prefetti: si rischiano tensioni, attenzione a mafia e usura, inviando una circolare a tutti i prefetti. L'ultimo allarme del comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, che sottolinea con preoccupazione: nel periodo marzo-agosto 2020 il valore dei proventi usurari sottoposti a sequestro è più che raddoppiato, ha detto. Più prestiti a usura, complice la crisi economica provocata dal Covid. Io ricordo delle sue parole nei mesi scorsi: rischiamo di tornare indietro di 20 anni, prefetto. E lei, tra l'altro, nel pomeriggio presenterà una relazione dell'operato fatto in questi mesi. Che situazione, che fotografia si può fare di questo odioso fenomeno? Ma la fotografia è quella che lei ha già rappresentato, in verità, perché dati concreti noi non ne abbiamo, e d'altro canto è giusto e logico che sia così, perché quello che è maturato in questi mesi e di cui ci riferiscono i sensori sul territorio ancora non si è tramutato, si sta tramutando adesso in denuncia e poi in stanza al fondo. Ma che il fenomeno ci sia e sia un fenomeno insomma da tenere strettamente monitorato, questo è un dato di fatto incontrovertibile. La criminalità organizzata ha colto questa occasione, questa tragica occasione, per rendersi disponibile, e questo per noi rappresenta un danno incalcolabile, ripeto, sia perché le persone esposte sono tantissime e quindi rischiamo veramente di trovarci in una situazione molto grave a valle della fine di questo fenomeno, che comunque è anche comprensivo di quello che sarà. Non parlo di eventuali altre chiusure, parlo anche del momento in cui ci sarà da impiegare i soldi del Recovery Fund e tutti gli altri fondi che il governo renderà disponibili, ma poi ecco, appunto, anche sotto un profilo reputazionale, quando la criminalità organizzata offre spontaneamente dei soldi, e spesso e volentieri per i quali non è stato chiesto una restituzione o degli interessi, perché li riscuoteranno dopo, e questa è la cosa che maggiormente preoccupa. Li riscuoteranno quando avranno bisogno di favori, chiamiamoli così, particolari. Ecco, prefetto, prego. No, dicevo, questo ci deve allarmare particolarmente. Certo. La UIF, che è l'unità informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, ha detto che tra la fine di febbraio e la metà del giugno 2020, appunto, questa unità ha ricevuto circa 350 segnalazioni di operazioni sospette direttamente collegate all'emergenza virus, non solo usura, ma purtroppo anche usura. Come commentare questo dato, prefetto? Allora, questo è un dato oggettivo, se l'ha dato la UIF, tuttavia io ritengo che sia una sottostimazione del fenomeno, nel senso che, come si diceva, il fenomeno non è ancora emerso. Sa, quando si entra nel giro dell'usura, quando si è accostati dalla criminalità organizzata, la reazione non è immediata, anche perché intanto c'è il bisogno e quindi si assolve quel bisogno primario con chi si può, in questo caso l'usuraio. La situazione economica di chi fa ricorso a quel tipo di offerta è una situazione economica già molto grave, tant'è vero che non hanno titolo poi ad avere eventuali prestiti bancari, sono solo gente pesantemente sovraindebitata, protestata, insomma col rating basso, una situazione veramente grave. Dopodiché ci vuole la forza di comprendere il vicolo cieco nel quale si è piombati e soprattutto il coraggio di denunciare. Quello è il passaggio più complicato, perché chi cade nell'usura ha vergogna, ha timore, ha una situazione psicologica molto complessa. Quindi
Io, se posso, anche tramite voi, faccio un appello a tutta quella rete di solidarietà che è sui territori, che passa naturalmente dall'associazione antiracket e le fondazioni antiusura, ma passa, non so, mi viene in mente dalle parrocchie. Ecco, bisogna che ci aiutiamo tutti quanti ad aiutare e a metterci a disposizione di chi in questo momento si trova in quella situazione lì. Altrimenti noi rischiamo che la sovraesposizione di queste persone aumenti e soprattutto la loro condizionabilità. E noi salutiamo a proposito prefetto Luigi Cuomo, presidente SOS Impresa di Confesercenti, una di quelle associazioni che proprio sta sul territorio e fa questo lavoro a cui lei faceva anche appello. Buongiorno Luigi Cuomo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prefetto, lei diceva i dati, è difficile avere già adesso i dati, comunque leggendo anche le cifre, i fondi che sono stati liquidati proprio dal Fondo Nazionale Antiracket lo scorso anno, mi sembra circa 18 milioni alle vittime di usura, ecco, fa capire quanto il fenomeno sia davvero importante ed è solo quello che è emerso. Quest'anno comunque ci sono dei primi dati su quanti fondi sono stati erogati? Sì. Io, se mi consente, vorrei dire due parole su quest'anno. Prego. Perché è evidente che questo è stato un anno molto particolare, un anno nel quale naturalmente le istanze al fondo sono state poche, perché le persone non potevano neanche uscire di casa, figuriamoci se hanno pensato di fare istanze al fondo. Quindi i dati che riportiamo nella relazione che sarà pubblicata tra stasera e domani mattina sul sito del Ministero, e effettivamente i dati sono insomma pesanti, ecco, sono danno l'idea di una scarsezza di istanze. A fronte di questo abbiamo cercato di fare un lavoro di smaltimento di tutto quello che c'era. In verità abbiamo lavorato tantissimo, anche da remoto, quindi con il sistema delle videoconferenze, proprio per diciamo alleviare il più possibile, per quanto era naturalmente nelle nostre capacità, le situazioni di sofferenza dovute al Covid. Parliamo naturalmente di situazioni magari anche di quest'anno, per la verità, ma insomma dell'anno precedente, insomma già passate sotto il profilo dei tempi, ma abbiamo lavorato intensamente e siamo riusciti a liquidare a questo momento 18.679.000. Oggi quando ci lasceremo noi faremo l'ultimo comitato, perché dico ultimo perché io in realtà, perché lei sta concludendo oggi il suo ultimo giorno di commissario straordinario. Lo dico con col groppo alla gola, perché mi dispiace tantissimo, un lavoro che ho amato molto, perché ho amato le persone e quindi, però voglio dire, nulla finisce nella vita, le persone si reincontrano, si troverà un modo, come dire, perché ci si possa rendere utili, non ha importanza anche il ruolo, spero non in quello della vita, francamente. Così abbiamo fatto una battuta per sollevare un attimo. Sentiamo questo momento. Emozione nelle sue parole, sì. Perfetto, sì, lei sì. Lascia in questo momento, ecco, che è davvero un momento particolare, come sottolineava lei, lo lascia con preoccupazione? No, perché francamente sono sicura che il ministro a brevissimo nominerà il mio sostituto o sostituta, non so. Noi siamo una filiera, sa, il che vuol dire che chi verrà dopo di me si inserirà tranquillamente nel solco tracciato da me e dai miei predecessori, quindi è una storia lunga questa, e quindi il lavoro andrà avanti. Io mi preoccupo del paese, perché in fondo chi è stato un servitore dello Stato lo è fin dentro l'anima, e quindi la preoccupazione poi non più da funzionario diventa da cittadino. E sentiamo l'anima che ci ha messo lei, che ci mette lei in queste parole, noi la ringraziamo davvero. Grazie.